Da una delegazione all'altra di Confcommercio Taranto, ora è la volta di Salvatore Cafiero, presidente appunto della delegazione Borgo. Il commercio implode ed esplode. Il malcontento e la sofferenza è generalizzata, non si tratta più di centro e periferie, ma quanto a degrado e quanto a problematiche, questo è quello, questo quartiere, quel quartiere, pari sono. Pari sono, in effetti la situazione è sotto gli occhi di tutti. Stasera via Liguria, via Cesare Battisti diventano delle vie di ambulanti non autorizzati, i negozianti sono stanchi, hanno deciso di mettere le proprie merci fuori, proprio per far capire a chi sta lì in alto che i problemi della città e del commercio in particolare sono tanti. Ci sono i problemi degli abusivi, ci sono i problemi di sicurezza, ci sono i problemi di viabilità, perché qualcuno qui ha un piano che si chiama PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, chiuso in un cassetto, seppur è costato 220.000 euro. Nel PUMS e nei piani urbani di mobilità sostenibile in genere in Europa non si dice che i pullman debbano passare per forza ed esclusivamente nelle vie commerciali, ma si dice che magari possono passare su una parallela vicina. E allora, perché dobbiamo far passare per forza i pullman su via Liguria e mettere un cordolo che ammazza la via? Non debella la doppia fila, signori, lo stiamo vedendo già in Cesare Battisti cosa accade. Nonostante il cordolo abbiamo ancora la doppia fila, abbiamo allungato i tempi di percorrenza e abbiamo precluso la via a chi la vuole attraversare velocemente. Allora, se ci fosse stata concertazione, se si fossero ascoltati i commercianti, magari avremmo trovato una soluzione diversa e condivisa, anche perché da qui, dalla delegazione di via Liguria, erano partite anche proposte per integrare, quindi fare una sorta di integrazione alla pista ciclabile che è su via Lemagna Grecia, e i commercianti stessi avevano proposto l'acquisto di biciclette con bike sharing qui in piazza Sicilia. Se alla fine non si ascoltano gli operatori del luogo e si calano le decisioni dall'alto, non si arriva a nessun punto. E poi vorrei dire all'amministrazione, è inutile sedersi al tavolo del DUC, dei distretti urbani del commercio, se questa amministrazione continua a calare le cose dall'alto. Il presupposto principale del DUC è la condivisione e la concertazione con gli operatori del luogo. Allora vogliamo dare dei segnali, iniziamo a condividere, a concertare e facciamo insieme i percorsi, non viene chiesto altro, è di fare insieme i percorsi verso una città migliore.